Buongiorno a tutti e buona domenica, bentornate sul mio canale. Finalmente sono tornata alle sembianze umane, quindi oggi sono completamente struccata perché ragazze non mi andava proprio di truccarmi, zero di zero, però avevo voglia di fare due chiacchiere con voi e quindi di farvi vedere quei piccoli acquisti che ho fatto, quindi è un primo video haul del 2023. Vi pareva che tenessi le mani legate, facessi la brava? Devo dire che rispetto al mio standard ho fatto la brava perché ho trovato delle offerte, diciamo, convenienti. Sulle labbra ho semplicemente questo Le Brillante della Yves Rocher nella colorazione nude, era un'edizione, non mi ricordo se estiva, natalizia, chi lo sa. È semplicemente un matitone glossato color nude. Vedete, anche un po' bigiunto, però mi sto trovando bene e quindi ecco, l'ho messo. Sono bella incremata perché comunque sapete che ho avuto un problemino con la pelle secca, mi sono fatta una bella cola e direi di cominciare subito. Allora, il primo ordine che ho fatto l'ho fatto sul sito Farmacosmo, che è questo qua. L'ho fatto perché appunto sono rimasta molto colpita dalle palette di Diego Dalla Palma, che qua aiuto, occhio come si pronuncia, Diego Dalla Palma, che ha mostrato Laura del canale P, che saluto. Tra l'altro ci ha segnalato anche un ottimo prezzo, perché solo su questa farmacia, che ha un po' di tutto, li ho trovati a 25 euro, come aveva detto lei, perché anche lei li aveva presi lì. Ho guardato un po' sugli altri siti costava sui 40, visto che io non le ho mai considerate le palette di Diego Dalla Palma, perché hanno un packaging, a mio gusto personale, troppo basic, non molto invitante, insomma un pochino anonimo. Però ho sentito anche parlare bene della qualità degli ombretti, ho detto chi sono io per non provarli, visto che comunque a me piace molto il make-up. E fin qui ci siamo. Poi quando sono andata appunto sul sito ho visto altri sconti, ho preso anche altre cose appunto che non c'entravano col make up, vi faccio vedere. Devo dire che ho fatto un affarone su certi prodotti, però comunque il prezzo rimane alto. E di cosa sto parlando? Ho fatto incetta sui prodotti Collistar, perché ho finito due mini taglie travel size di scrub per il corpo che mi sono piaciuti veramente tanto. Spulciando un po' su questo sito, ho visto questo super sconto di 50% con scritto maxi size. Vai a vedere il prezzo, maxi size sono 700 grammi di prodotto, il classico tipo di quello di Equilibra, solo che costava una follia, cioè 50 euro a prezzo pieno questo scrub. Ho detto madonna, sarà loro. Però visto che mi è piaciuto tantissimo la versione che ho utilizzato, ho detto vabbè, a 50%, che rimane comunque un prezzo alto, una volta nella vita lo voglio provare. E quindi ho acquistato Thalasso Scrub Tonificante con sali esfolianti rigeneranti con olio essenziale ed estratto di ginepro, maxi size, 700 grammi di prodotto. Questa cosa mi fa ridere moltissimo, questo qua, che in realtà è di colore blu, che è questo che avevo utilizzato anche nella mini size. E devo dirvi ragazzi che è veramente un buonissimo scrub, la qualità si sente che si paga appunto la qualità del prodotto. Non tutti gli scrub sono uguali, perché una volta che alzate l'asticella la differenza la sentite, solo che ragazze costa una follia. Io ovviamente l'ho preso al 50%, ma anche al 50% costicchiava assai. Però Collistar ne sento parlare sempre bene, si tratta comunque di un brand di alta fascia, un po' retro devo dire, perché esiste da una vita, però vabbè, ho detto lo proverò. E questo è il primo. Poi ho acquistato il secondo, che è Thalasso Scrub Anti-Età con sali esfolianti, qua c'è Clotilde, con sali esfolianti, rigeneranti, olio essenziale di fior d'arancio e agrumi di Sicilia. Anche questo dice maxi size ed è in questo colore arancione. Molto buono anche questo. Anche questo l'ho provato in mini Italia, stesso prezzo, che a prezzo pieno costa circa 50 euro, una follia, però sembra veramente una spa a casa tua, e quindi una volta nella vita bisogna anche provare questa tipologia di prodotto. Lo metterò in uso e vi saprò dire. Sapete ragazzi che io nelle scorte non ho assolutamente
tanti scrub e, udite udite, anche tante creme corpo. Io avevo due scaffali piene di creme corpo, suddiviso in barattolo e tubi, estate, inverno, cioè stagione fredda, stagione calda. Uno scaffale completamente vuoto, quindi cioè, io ho uno spazio da riempire e quasi ho paura. E poi ho acquistato anche questo kit dove all'interno c'è un altro scrub antietà come quello di prima arancione, ma dentro c'è anche il Lift HD Corpo, crema ultra liftante antietà per il corpo, appunto. Mai provato questi prodotti, nel senso che la spa a casa tua liftante, infatti il kit si chiamava così, anche questo l'avevo acquistato al 50%. Mai acquistato prodotti di Collistar in generale, figuriamoci per il corpo. Dal pack mi sembra una crema gel, quindi magari la utilizzerò in primavera. Applicare crema sul corpo, favorire l'assorbimento con un leggero massaggio. Insomma, c'è la 200 ml, non so se ve l'ho detto, e poi c'è lo scrub un po' più piccolo, quindi di questa taglia, diciamo di questa versione di scrub, ne ho 700 grammi più 300, quindi un chilo quasi. Questa è di 200 ml, sì, vabbè. Oggi la memoria va e viene. Tra l'altro sta per nevicare, io sono super super emozionata. E poi loro mi hanno dato due campioncini di primer You Glam Pretty, primer in siero, azione antietà globale con prebiotici. Questo è il secondo campioncino, il primo l'ho provato, devo dirvi che mi è piaciuto, un primer fresco, è leggero, però fa durare veramente tanto, tanto il trucco. Io ultimamente sono veramente alla ricerca dei primer, perché con la pelle secca la mia pelle tende a mangiare proprio il fondotinta, non è una cosa carina da vedere. E andiamo alle palette. Ho acquistato due palette, appunto, che aveva fatto vedere lei, non so se una, e nell'ultimo video l'altra. Comunque io avevo acquistato queste due perché me ne sono innamorata dei toni freddi, e quindi ho preso la di Diego Dalla Palma Nuda Cool. Vedete, hanno questi packaging che comunque io sono abituata più ai pack di Sephora, diciamo, di Huda Beauty, di Natasha Denona, che quelli quando li vedo vado fuori di testa. Questi hanno un po' il packaging un po' anonimo, però devo dire che la qualità degli ombretti mi sembra molto molto buona. Il cartoncino è volato via, questi sono i colori prettamente sui toni freddi. Non vedo l'ora di fare qualche make-up assolutamente, perché con i miei occhi chiari anche i toni freddi stanno molto molto bene. Anche se devo dirvi, ragazze, la verità, e ragazzi, io utilizzo tutti i colori. Forse sono limitata tantissimo con i blu, azzurro ancora, ma il blu sì, perché il blu si confonde proprio con i miei colori e non si vede niente, non si capisce niente del trucco. E poi ho preso questa Nuda Warm, anche questa super carina, super basic. Poi sono comunque piccoline, 8,5 grammi, questo è il packaging interno, e poi i colori sono questi. Molto molto bella anche questa, ragazze, molto bella. Anche qui non vedo l'ora di farci un bellissimo trucco. Qua c'è anche un grigio che sembra quasi un verde scuro brillantinato, mi ispira, che con i verdi e blu devo stare un pochino così, ma con il resto dei colori adoro sbizzarrirmi. E questo è stato l'ordine su Farmacosmo, dove ho trovato dei prezzacci rispetto al costo dei prodotti, ragazze. Poi ho fatto ho fatto un ordine anche sul sito Mariano è un po' saccagnato la scatola, perché ha beccato proprio il giorno della consegna quando si è messa a nevicare, quindi anche se l'ha messo sotto il portico, ragazze, la scatola è rimasta saccagnata. Ho fatto un ordine su Mariano perché appunto avevo bisogno di un primer, però non conoscendo bene i primer high cost, quindi se avete scusate, un primer high cost idratante da consigliarmi, vi aspetto giù nei commenti. Ho voluto provare uno low cost, e visto che non andando in giro per Tigotà così non ho sempre voglia, ho visto questo primer in offerta e l'ho voluto provare perché comunque costava pochi euro, e ho preso questo V-Hydrator Plump and Fresh Primer con aloe vera di Catrice.
c'erano delle ottime recensioni comunque per il prezzo che aveva. Lo volevo provare, dice: primer che idrata, rinfresca con effetto rinfrescante e prolunga la tenuta del trucco. Gel per una pelle idratata, tonica e ben curata. Scusate, sto digerendo. Dermatologicamente testato, confezione prodotta 100% energia verde, senza microplastiche, silicone, oli minerali, parabeni, senza alcol. Quindi per chi è attento, insomma, ho preso questo per provare. Ma il motivo principale per il quale io ho fatto gli ordini era per riprendere il fondotinta che sto terminando di Chanel Ultra Le Teint Velvet Foundation con un finish matte soft touch SPF 15 nella colorazione B20. Perché l'ho preso? Anche se avevo anche altri fondotinta da provare, perché una di voi mi ha detto che sta andando fuori produzione, infatti io l'ho trovato a un prezzo minore. E ho deciso di acquistarlo perché, ragazzi, io lo amo follemente, lo amo veramente tantissimo, è leggero, effetto seconda pelle, ha un finish leggermente cipriato, fantastico, mi dura tutto il giorno, mi lascia una pelle bellissima, adoro, e quindi l'ho riacquistato. E poi ho acquistato un blush di Dior che forse non è lo stesso, della stessa linea, o forse sì, non ho ancora capito. Sempre visto dalla Laura. Tommaso, per favore, fai il bravo. Di Dior. Lei ha detto che i blush di Dior sono fantastici. Ho detto vabbè, prenderò un blush di Dior e ho preso un blush poudre Longue Tenue della linea Rouge Blush. Questo. E come tutti i prodotti Luxury hanno questo velutino dentro che mi fa impazzire, cioè ci sanno proprio fare con i pack, le confezioni. Questo è il velutino che si trova all'interno, vedete che c'è anche il marchio. E il blush è questo, c'è qua il pennellino che è caduto, perché l'ho già aperto per controllare se era a posto. Io l'ho preso in una colorazione tipo rosa, leggermente satinato, un rosa antico un pochino, perché i rosa su di me stanno molto molto meglio. Ero indecisa anche su quello arancione, però mi piaceva questo. E si chiama 361 Rose Baiser e non vedo assolutamente ora di provarlo. I miei gioiellini. E poi ho acquistato un spray fissante perché sto seguendo una ragazza su Instagram, famosa, però non mi viene in mente, italiana, che dà un po' di tips per far durare la base un po' più, far durare la base un po' più a lungo, sì, per la pelle secca. Infatti lei aveva dato un consiglio di utilizzare lo spray fissante dopo aver applicato magari il primer, mettere lo spray fissante, applicare il fondotinta, mettere lo spray fissante. E quindi ne ho già uno, ma quello è leggermente opacizzante, quindi mi va un po' a seccare la pelle, non va bene. Ho preso questo fissatore per il trucco di Diego Dalla Palma. Insomma, quest'anno ci siamo dati proprio a Diego. Lui è un truccatore, un make-up artist, quindi chi meglio di lui sa fare i prodotti buoni per il make-up. Sono 100 ml di prodotto, anche questo prodotto era in super super offerta. Poi mi hanno dato dei campioncini, mi hanno dato il Gucci Bloom. Io li ringrazio, ma a me non piacciono i campioncini di profumo. Poi di Prada Paradox, che proverò, ma mi sembra tanto un profumino da sciura. E questi sono stati invece gli acquisti da Mariano. Come vi ho detto, non è che ho fatto chissà che, ma mi volevo togliere qualche sfizio. L'ultima cosa che vi volevo far vedere sono dei pennelli per il trucco che mi ha seguito oggi su Instagram, perché spero di pubblicarvelo oggi che è domenica. Avete visto che ho pulito i pennelli, ho fatto un ripulisti di pennelli e ho fatto anche un mini decluttering per conto mio, perché ne ho acquistato altri. Io non sono molto noiosa con i pennelli, spesso vado in base ai colori, in base appunto all'estetica, perché sì, li uso, però non sono una make-up artist, non ho bisogno del pennello più performante, io uso i pennelli con i quali mi trovo bene. Avevo visto su Instagram questa ragazza che faceva unboxing di questo marchio Doucare, che alla fine ho scoperto che è un brand cinese, cioè vengono tutti dalla Cina. Infatti ci hanno messo 2 settimane. Ragazzi, occhio a non buttarmi giù la roba. Però era scontato al 50%, sono dei set di pennelli, non li ho pagati tanto,
rispetto al prezzo che hanno proposto, appunto perché c'erano degli sconti, e sono contenta. Allora, il primo set si chiama 10 pezzi make up brush set. Vengono con la loro pochette, non tutti ma quasi tutti, non sono maniaca delle pochette, però fanno sempre comodo. Tra l'altro si presentano tutti coperti con il sacchettino e poi dentro hanno la loro retina. Adesso vi mostro un pennello per farvi vedere il pack di questo set. Sembrano super super morbidi, guardate. E questo è il packaging, questo l'ho preso in colorazione rouge, veramente morbidissimi, e c'è sia per il viso che per gli occhi. Non ve li so aprire tutti perché ragazzi, cioè, li conosciamo tutti i pennelli da trucco. Poi ho preso anche un set rosso e nero, questi sono tutti indicati per gli occhi, come potete vedere, da sfumatura, di precisione eccetera, perché ne ho declaterati tantissimi, vecchi, datati, che non mi piacevano più. Questo è il set. E poi ho preso anche questo, che all'interno c'era anche un set di spugnette, che io le spugnette ragazze non le riesco a tenere perché ho Chloe e Tommaso che me li portano in giro, me li bucano tutte e poi va a finire che li butto. Le spugnette che erano in dotazione sono queste, questa rotonda a goccia proprio, poi questa piatta, cioè è sempre a goccia ma un po' appiattita, e poi questa ergonomica, che ne avevo una simile di brochure, non so che fine ha fatto. E poi dentro troviamo appunto un set di pennelli, e ve lo mostro subito perché qui te li fanno vedere meglio. Sono super super carini, particolari. Questa è la pochette in simil pelle, e quindi siamo già a due. Sempre si presentano appunto con la loro plastichina. Anche qui ci sono più pennelli occhi che pennelli per il viso, perché quelli per il viso ne ho e sono ancora in ottimo stato, quelli per gli occhi insomma. Vi mostro questo qua cicciottoso che mi sembra molto molto carino, guardate. Ed è super super morbido. Ora non vedo l'ora di lavarli e truccarmici per vedere se perdono pelucchi o qualcosa, ma non mi sembra, e veramente guardate la morbidezza, non puzzano per niente, quindi boh, speriamo bene. Sì, le spugnette ve le ho fatte vedere, vi ho fatto vedere tutto. E allora ragazze, questi sono stati tutti i miei prodottini e lo shopping nell'ultimo periodo. Sono stata brava, sì, un pochino. Fatemi sapere se conoscete questi prodotti, se vi hanno fatto piacere i miei acquisti. Io vi auguro un buon proseguimento, una buona domenica, un abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao!